Buongiorno, stamattina inizio la giornata con lui il caramel macchiato che ho trovato questa settimana al Tosano. Questo va bene, è compatibile con la Dolce Gusto. Buongiorno, buon mercoledì. Oggi è il 16 dicembre. Devo ancora aprire la casellina del calendario dell'avvento di ieri, quindi dopo magari apriamo sia quello di ieri che quello di oggi. Stamattina devo andare dal dentista e non ho proprio voglia. Dovrei anche lavarmi i capelli. Sto valutando se lavarli prima di andare oppure dopo quando torno. Adesso vedo. Comunque, come avete visto, ho preparato il caramel macchiato di Starbucks che ho trovato al Tosano. In realtà li avevo già provati perché è da un anno abbondante anche più che sono usciti, cioè che si trovano all'Essilunga, però sono arrivati anche al Tosano e quindi abbiamo preso una confezione. Però mi sono un po' distratta e l'ho fatto forse un tantino lungo. Però è buono e si sente quel retrogusto di caramello. Alla fine ho deciso di lavare i capelli quando torno. Nel frattempo, visto che mi devo mettere al computer ad editare un video, ho applicato questi patch contorno occhi di Pixi. Però stavo notando che si sono un po' seccati, forse perché sono aperti da un po' di tempo e non c'è più quel liquido che c'era all'inizio, però ve li tengo in posa lo stesso perché comunque sono freschi e qualcosina fanno, però secondo me non faranno più l'effetto che facevano all'inizio proprio perché si sono un pochettino seccati. Adesso vado ad editare il video, poi volo dal dentista e quando torno vi faccio vedere le cosine. Ho preso poche cose. Ieri sono stata in un negozio, diciamo di giardinaggio, un garden, dove c'erano tante cose del Natale e ho preso due cosine proprio poco poco. Dopo vi faccio vedere gli acquisti. Eccomi ragazzi, sono tornata a casa adesso. È passata un'oretta da quando sono andata dal dentista, ma c'è ancora l'anestesia. Che non mi è ancora passata, infatti, come vedete, questa zona è ancora un po' bloccata. Comunque, mi hanno dovuto togliere un dente, non l'avevo mai tolto. Fortunatamente non ho sentito niente, ero un po' preoccupata, però non ho sentito niente. Adesso, appunto, l'anestesia sta svanendo, però a parte un piccolo fastidio, ma super leggero, non sento nulla, quindi meno male. Tra l'altro, mi ha detto che oggi dovrò mangiare cose fredde e preferire le cose liquide, quindi budini, yogurt, gelato. Infatti adesso per pranzo sto mangiando una mozzarella e poi ho preparato la coppa del nonno, che tra l'altro mi piace molto. Mentre stasera per cena Ste mi ha detto che va a prendermi una bella vaschetta di gelato in gelateria, così mangerò quello. Ho pranzato e visto che oggi la mia faccia non è delle migliori, proprio perché ho ancora tutta l'anestesia insomma in corso, vi faccio vedere le cose che ho preso ieri. Così vedete qualcosa magari di più carino. Parto da queste campanelline. Queste le ho prese sostanzialmente per utilizzarle, da utilizzare per confezionare i regali di Natale. Ho scelto queste dorate, alcune sono lucide e altre opache. Le trovo davvero molto molto carine. Queste le andrò poi a fissare con dello spago. Poi ho trovato queste candele che non avevo mai visto e non ho mai provato, quindi ho preso diciamo queste tarte. Il marchio è questo, Art and Home, mai sentito. C'erano diverse profumazioni, io ho scelto questa cupcake al caramello che è buonissima, infatti non vedo l'ora di accenderla, magari dopo l'accendiamo così la provo perché sono davvero molto curiosa. Poi questa vaniglia e caramello,
Quindi diciamo comunque fragranze, come vedete, tutte molto dolci. E infine questa, mandorle e vaniglia. Queste sono praticamente delle tarte che si utilizzano sul brucia essenze. C'era anche diciamo, la classica candela, però volevo provare le fragranze, quindi ho preso, diciamo, questa sorta di campioncini, anche se devo dire che queste comunque profumano tantissimo. Io di Yankee Candle molto, molto spesso compro le tarte proprio perché il profumo è identico alle candele, ma costano molto, ma molto meno. E se è anche modo in questo caso di provare più fragranze. Poi ho preso questi bellissimi sottopiatti, non ne avevo neanche uno, volevo qualcosa da utilizzare magari per le feste quando si invitano ospiti a casa. Volevo qualcosa di un po' natalizio, ma non troppo natalizio, quindi non un sottopiatto da utilizzare soltanto durante questo periodo dell'anno. E trovo che questa fantasia si possa adattare davvero per qualsiasi occasione. Li trovo davvero molto raffinati ed eleganti, sfondo bianco con questi disegni geometrici sul dorato. Secondo me sono davvero bellissimi, ne ho presi 6. Dietro sono completamente neri e sono fatti davvero super bene. Ce n'erano tanti dorati, rossi, verdi, argentati, ma questo secondo me era il più bello. Visto che ho ancora un attimo di tempo, ne approfitto per confezionare questo regalo che è di mia sorella. Ve lo faccio vedere perché tanto lei non guarda di solito. Anzi, sono quasi sicura, non guarda i miei video, quindi sono tranquilla. Le ho preso gli AirPods. Adesso vado a prendere la carta per confezionare il regalo e poi sicuramente utilizzerò una di queste campanelline. Così facciamo la prima prova. Pacchettino pronto, ho dovuto coprire il disegno utilizzando un pezzettino di carta in più, come avete visto, perché questa carta è leggermente trasparente, quindi sotto si vedeva quello che c'era all'interno. Allora ho dovuto fare, diciamo, questo doppio incarto. Comunque il risultato finale è questo. Ho utilizzato due campanelline, una opaca e una lucida, ho messo un adesivo, lo spago e mi piace molto come è uscito. Adesso voglio andare a togliere dal baule la legna, perché ieri ho preso anche la legna da mettere sotto al camino, ma non l'ho ancora tolta dalla macchina. Mi è venuto in mente adesso, visto che dopo devo andare a lavoro, non vorrei portarmi la legna avanti e indietro, quindi la tolgo e provo già a posizionarla sotto al camino, così vediamo come ci sta. E più che altro se ne ho presa abbastanza, perché ho preso 3 sacchi, dovrebbero bastare, però adesso proviamo, così vediamo l'effetto. Legna messa
sottomesso un cartone per non rovinare il pavimento. In realtà mi sarebbe piaciuto mettere una cesta in vimini molto molto bassa, ma non l'ho trovata. Quindi niente, ho risolto in questo modo. Tutti e tre i sacchi che ho preso sono serviti. In realtà potrebbe servirne un altro per riempire un po' qui e magari un pochettino qui. Potrei metterla meglio in realtà. Adesso guardarla ci sono un po' di buchi, ma sinceramente non sapevo cioè come metterla perché non ho mai sistemato la linea e questo è il primo risultato. Però dai, devo dire che non è male, sta molto bene lì sotto, poi riprende proprio il colore del pavimento, quindi mi piace proprio anche semplicemente come estetica, senza poi andare ad utilizzarla, trovo stia molto bene, anche perché noi il camino di solito qui non lo accendiamo e accendiamo questi, i termoconvettori, ma trovo che la legna a vista così sia davvero meravigliosa e scalda tantissimo l'ambiente. Tra l'altro, parlando di regali per il Natale, ormai manca davvero poco. Io ho praticamente preso quasi tutto, devo ancora fare le confezioni a regalo, però praticamente sì, credo di aver preso tutti i regali che volevo fare. Quest'anno fare i regali è un po' più difficile farlo, prenderli rispetto agli altri anni, proprio perché è un po' più complicato spostarsi. Infatti io tante cose le ho prese da internet, come appunto il regalo di mia sorella, le cuffiette della Apple. Queste le ho prese su MediaWorld e ho utilizzato l'applicazione Letyshop. Ve ne avevo già parlato in uno dei vlog precedenti, magari ve lo rimetto qui nelle schede dove vi spiego nel dettaglio e vi faccio vedere come si utilizza. Praticamente questa applicazione è un servizio di cashback, quindi ti torna indietro una percentuale dei soldi che spendi appunto per gli acquisti online, e la trovo una cosa comodissima. Io da quando ho conosciuto questa applicazione la sto praticamente utilizzando sempre. Ci sono davvero tantissimi siti tra cui scegliere, davvero un sacco. Io ho fatto già diversi ordini attraverso questa piattaforma, perché semplicemente aprite l'applicazione di Letyshop, cercate il vostro negozio preferito, andate a selezionarlo, l'applicazione vi manda al negozio, però resta attivo, diciamo, questa collaborazione tra il sito e l'Etishop, e poi una volta confermato l'acquisto sul vostro profilo trovate la percentuale dei soldi che avete ricevuto indietro proprio dall'applicazione. Poi i soldi non si accreditano subito, cioè nel vostro profilo li trovate praticamente subito dopo mezz'oretta dall'ordine, però poi vengono saldati a distanza di 60 giorni. Io ho preso proprio le cuffiette su MediaWorld perché c'era uno sconto, cioè un cashback molto molto alto, interessante. Ogni giorno potete trovare tanti siti con un cashback più alto rispetto al solito. Quindi tenete monitorato sempre l'applicazione, tenetela controllata. Vi lascio qui in descrizione il link diretto sia per scaricare l'applicazione, ma anche per scaricare l'estensione dal browser. Quindi se preferite utilizzare questo sistema da computer, potete scaricare l'estensione e fare poi i vostri acquisti direttamente dal PC. Io adesso, ad esempio, ho un po' di cashback perché appunto ho fatto diversi ordini. Aspettate che vado a controllare. Allora, qui abbiamo preso anche le televisioni per il Black Friday. Come vedete, ho accumulato un po' di soldini. In totale, ho accumulato 30,99 euro, quindi 31 euro senza fare niente, perché l'applicazione è totalmente gratuita. Quindi non ha dei costi mensili e è facilissima da utilizzare. Quindi, semplicemente utilizzando questa applicazione per andare sui miei siti preferiti, ho guadagnato, mi sono tornata indietro 30 euro, che non è affatto male. Li tengo buoni perché poi si possono collegare all'account PayPal, quindi
li andrò a sfruttare sicuramente per i prossimi acquisti online che andrò a fare poi nei prossimi mesi. Ve la consiglio proprio perché, come avete visto, vi dà qualche soldino indietro senza rimetterci nulla, e quindi non vedo perché non approfittare di questa cosa. Adesso vado a mettere il pacchettino sotto il nostro albero. Comunque troppo bello, mi dispiace quasi aprirlo. Poi con i campanellini, meraviglioso. Eccomi, sono arrivata a casa, non ci vedevo più dalla fame, anche perché stamattina a colazione ho mangiato praticamente, cioè ho bevuto soltanto il caramel macchiato, ho mangiato due biscotti. A pranzo ho mangiato una tristissima mozzarella e... cos'è che ho mangiato sti dopo? Mozzarella e il gelato, la coppa del nonno. Budino. E il budino per merenda. Mia mamma mi ha preparato il budino. E basta, avevo una fame pazzesca, quindi ho provato a mangiare un po' di crostini e sinceramente ci sono riuscita senza problemi perché il dente non mi fa male, quindi ho mangiato masticando da questa parte. Adesso gelatino, me l'ha preso Ste, una bella vaschetta, quindi mangi un po' anche te. Ha preso nocciola, fior di latte, yogurt e... Nutellone super calorico. Poi quel nutellone che dopo un po' è stufa. No. Secondo me sì. Vabbè, vi faccio. Ah, era quello bianco, è vero. Perché in questa gelateria fanno anche il nutellone bianco, che è buono, però dopo 2-3 cucchiai, insomma, stufa. Ed eccolo qua il gelato per cena. Sarebbe bello mangiarlo sul divano con una puntatina. Comunque adesso assaggio yogurt, no, è questo? Fior di latte. Però il gelato, questo yogurt, sì. Sì, il gelato della gelateria è buonissimo, è tutta un'altra cosa. Poi quando è così bello cremoso, super. Adesso devo assolutamente andare a farmi una doccia e lavarmi questi capelli, perché hanno proprio bisogno di essere lavati, quindi metto via il gelato, magari lo mangiamo più tardi davanti a una puntatina su Netflix. Anche perché non voglio fare tardissimo stasera, perché domani mattina lavoro, quindi non vorrei andare a letto troppo tardi. Comunque il gelato, anche in inverno, questo gelato della gelateria ci sta sempre perché è troppo buono. E questo, il nutellone, non stufa perché non è come quello bianco e sembra quasi di mangiare la Nutella. Buonissimo. Oltretutto io è una vita che non mangio la Nutella, quindi sembra ancora più buona. Stasera vi saluto direttamente dal bagno, sto per farmi una doccia bella calda e sui capelli utilizzo il Coco Shampoo di Hello Body e come balsamo invece questo di Marmaid della linea Wild Hibiscus, che mi piace tantissimo, anche un profumo super buono. Mentre sul corpo vado ad utilizzarlo proprio per la prima volta stasera, questo di Balea che ho preso al DM. Questo è un gel doccia idratante al profumo floreale, che poi in realtà non è troppo fiorito, anche perché io non amo i profumi fioriti. Questo è un fiorito ma dolce, leggermente fruttato, è davvero buono, non vedo l'ora di provarlo. Speriamo che poi il profumo resti anche sulla pelle. Io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Vi ricordo che qui in descrizione vi ho messo il link dell'applicazione Leti Shop, se volete approfittarne per fare qualche regalo di Natale e ricevere qualche soldino indietro, utilizzatele, poi fatemi sapere come vi siete trovate. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti per non perdervi tutti i prossimi video. Noi ci vediamo domani o comunque nei prossimi giorni con un nuovo vlogmas. Ciao.